Ricordo ancora quando tutto cominciò, così, quasi per gioco. In un caldo giorno d'estate, mi obblighi a visualizzare il menu attraverso QR code. Non hai il menu cartaceo? Mi dici, adesso funziona così? Ti dico, funziona che vado a mangiare da un'altra parte! Ma eravamo degli ingenui. Ci preoccupavamo per delle sciocchezzuole. Non eravamo coscienti del fatto che il Salvatore Q sta arrivando e con sé porterà la tanto attesa Golden Age di Gesara, basata sull'imprinting genetico del DNA sull'oro, il QFS, il reddito universale e i crediti sociali che sarà accessibile solo a chi si allineerà al pensiero unico di regime! Come cacchio siamo arrivati a questo? Sciure e compari, benvenuti a questo nuovo sfavillante episodio dell'Infiltrato, la serie che indaga sui fenomeni più strambi del web. Oggi parliamo di un nemico inventato quasi 30 anni fa, ma che i nostri amici complottisti hanno scoperto solo di recente essere il nuovo, potentissimo armamento in mano ai poteri forti: il QR code. Quello che per i pecoroni ammaestrati dalla propaganda di regime è un semplicissimo codice a barre bidimensionale, per i nostri eroi è molto, molto, molto di più. Il QR code non è altro che un contenitore di ordini che, se non eseguiti, andranno a condizionare in toto o in parte la nostra stessa esistenza all'interno del sistema. Come possiamo notare da questa pratica rappresentazione fornitaci dal nostro centro studi, il QR code è parte integrante dell'identikit del nostro pecorone ammaestrato, che potete vedere qui rappresentato sul suo elmetto della pecora imbavagliata con bandiera LGBT di rappresentanza. Ma perché cacchio ci sono persone che hanno paura del QR code? Ma che gli avranno mai fatto di male? Avranno forse paura che gli rubi i dati? No, sarebbe troppo semplice, troppo razionale. I codici QR sono lo strumento finale usato dall'elite per mettere in piedi i propri programmi più subdoli: il passaporto digitale, il Green Pass. Oh madonna, il Green Pass ancora nel 2024! Cioè, questi hanno un rancore che, come minimo, si tengono un libretto in cui tengono annotati tutti i nomi dei bambini che alle medie gli chiedevano le cicche senza mai dargliene in cambio. Hai capito bene, Fabio? Io non dimentico. Comunque, come in ogni ondata complottista che si rispetti, ci sono tutti e tre i personaggi principali di ogni saga che si rispetti. Ci sono i malvagi, l'elite, che naturalmente vuole appropriarsi dell'identità digitale dei liberi cittadini, appiccicandogli addosso un QR code con la stessa chirurgica cura che io ripongo nell'appiccicare lo scontrino sull'avocado al supermercato. Avocado che, chiaramente, alimento alla base di ogni hipsterino buonista che si rispetti con me, che io mi rifiuto di insacchettare, perché, insomma, c'è già un involucro esterno, che senso ha metterlo in un sacchetto? Ci sono le ignare vittime, dette anche coglioni decerebrati, ritardati, senza speranza, dannosi per l'umanità. E poi, naturalmente, ci sono loro, gli eroi, i lupi. Ragazzi, vi prego, lasciate qualche pupa anche per noi. Fondamentalmente, il marchio dello demonio, per gli amici il QR code, è già ovunque. Voi pensate che possa servire a velocizzare delle operazioni? Ma no, è solo in silente attesa di essere attivato. È già negli sportelli automatici delle poste, pronto ad instaurare il modello del credito sociale cinese. Perché chiaramente i poteri forti hanno pensato: qual è l'ente più veloce ed efficiente per poter andare a controllare gli italiani? Le poste, probabilmente le truppe le sposteranno coi regionali di Trenitalia, no? Sti babbazzi. È nei chip dei cani? Boh, sarà un dalmata brandizzato Mondrian. Qualsiasi minimo evento nel mondo associabile all'uso di QR code è visto come l'ultimo passo verso un distopico mondo governato da poteri oscuri. Tipo, boh, in Cina stanno costruendo sti ecomostri tributo alle ambientazioni di Ken il Guerriero, in cui all'interno ci saranno supermercati, farmacie, ristoranti. In Italia come minimo li farebbero a Brescia, si pagherebbero 10.000 euro al metro quadro, li venderebbero come a due passi dal Duomo. Comunque, tra tutte le possibili implicazioni,
applicazioni, l'unica cosa che li preoccupa è il fatto che per accedervi servirebbe una chiave con QR code o riconoscimento facciale. No, vabbè, pazzesco, cioè servono delle chiavi per entrare in un palazzo, cioè assurdo! Se è necessario un QR code per entrare, sono fortunato perché io non ne ho, quindi devo rimanere fuori. Ma Dio buono, ma se non è a casa tua, ovviamente devi rimanere fuori, ma qual è il tuo hobby domenicale? Andare a passeggiare su e giù per le scale dei palazzi degli italiani? Ogni notizia più piccola, vagamente legata al digitale non alimentata a carbone, o loro trovano il modo di ficcarci dentro il QR code. Attacco alla mobilità privata! Senza macchina per rinchiuderci in un recinto di 15 minuti e un QR code di controllo stampato in fronte! Tranquilli, arriverà anche in Italia! A seguire, immancabile emoji della pecora e bandiere della Costa d'Avorio, perché l'Irlanda ormai è diventata mainstream. Ma di fatto ormai è troppo tardi, i nostri politici hanno già firmato l'atto finale, il Green Pass globale. Italia aderisce al trattato pandemico e rende legge il Green Pass globale. Facciamo girare! Oh porca vacca, me lo sono perso, ma com'è possibile? Dopo anni siamo a dovervi dare due notizie fondamentali, proprio mentre il governo Meloni, che sta completando l'agenda di Draghi e Speranza, introduce per legge il Green Pass globale, l'Italia conferma la sua adesione al trattato pandemico dell'OMS. Speranza, non ho mai capito perché abbiano affibbiato a Speranza un ruolo così importante nel governo del mondo. Cioè, posso capire Draghi, Soros, ma non è che sia così spaventevole Speranza, cioè mi ricorda più un gazzelle preserata Negroni a 3 euro che non un Palpatine che confabula nell'oscurità. Comunque, vabbè, leggiamoci sto documento segreto. Articolo 43. Interoperabilità delle certificazioni sanitarie digitali. No, vabbè, ma una cosa così importante inserita in 5 righette nel paragrafino dell'articolo 43. Vabbè, ma i poteri forti sono così, Loro si divertono a disseminare degli indizietti nascosti qua e là e poi guardarti mentre li sveli piano piano. È il loro passatempo, il loro hobby. Ma leggiamo bene cosa c'è scritto. Al fine di assicurare l'evoluzione della piattaforma nazionale per il collegamento della stessa alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS, è autorizzata la spesa di tot euro, ok. Cioè, in pratica collegheranno qualcosa che già esiste e già è stato usato durante la prima pandemia a un database mondiale per approcciare le cose in modo un po' più efficiente. In questo consiste il trattato pandemico? Oh no! Aiuto! Ma naturalmente, ormai, è troppo tardi. Stanno procedendo goccia a goccia, drop di Q, utilizzando il principio della rana bollita. Cosa significa tutto questo? Che ormai sono liberi di prenderci in giro alla luce del sole, e noi, muti! Cina, bambini con QR code al collo. Il nostro futuro è quello dei nostri bambini! Sarà analogo, anche qui in Europa. Accadrà a tutti i bambini di quei genitori che accetteranno per loro la via della vaccinazione. Ma come, scusa, ma se sono piegati al volere dei potenti dovrebbero avere un premio, mica un'umiliazione, se no cosa ci guadagnano? Tutta la tua vita è la tua identità digitale di proprietà della banca, che cliccando un tasto può ucciderti senza sparare un colpo, semplicemente cancellando poche stringhe di codice su un hard disk di un server. La chiamano identità digitale, ma si legge schiavitù. Ok, ora sono un pelino confuso, ma quindi il nemico è lo speed o è il QR code? Il wifi? Non lo so, cioè, leggo un pelino di confusione attorno a cosa sia un QR code. Cioè, tutto questo potrebbero farlo pure senza QR code. Abbiamo già il codice fiscale che ti viene dato appena nasci. Siamo già di proprietà dello Stato. Ecco, sì, infatti è molto più semplice. In Italia il codice unico è stato già assegnato ad insaputa del popolo che non legge la Gazzetta Ufficiale. Oh porca vacca, dov'è? Dov'è? Entro aprile 2024 sarà indispensabile per fare ogni cosa. Non è che lo stanno preparando, c'è già. Ma come entro aprile 2024? Ma in che linea temporale sto vivendo? Sarà fruibile tramite app Io. Ok, grazie, è molto utile sapere sempre come vanno operativamente le cose. A proposito di codici, così, parliamo di numeri. Mi impediscono di accedere a Speed. Maledetti, stanno già iniziando a bloccarci la vita. Vogliono assolutamente che scarichi app delle poste. Vi chiedo aiuto. Allora, guarda, su questo lo capisco, è un po' un inferno. Cioè, quella cazzo di app non funziona mai, una volta su due si blocca. Ovviamente, io ho mai avuto Green Pass. Ok, lo annoto sulla mia macchina da scrivere invisibile. Devono prendere i soldi tutti i coglioni che pagano tutto con la carta, così magari si pugliano il vizio di rimettersi il contante in tasca. Devo essermi perso qualche passaggio. UE degenera in una società di codici QR e controllo totale come social credit cinese. Fermiamo questa pericolosa deriva. Ok, bene, finalmente ci organizziamo. Cosa devo fare? Dimmelo, sono pronto, non vedo l'ora di combattere contro il regime. Basta non avere il cellulare e il gioco è fatto, ciaone.
Ah, se basta, se basta così poco per sconfiggerli. Poteri forti. State attenti agli imbonitori e dai gatekeeper. Chi vi illude che tali strumenti non rientrino nel disegno è stupido o pagato per mentire. Oh mio Dio, ma sta parlando di me! Però aspetta, io sono povero. Android è il loro cavallo di Troia. È quello che bisogna boicottare insieme a Google. Sento puzza di Steve Jobs. Questi sono robot radiocomandati. Basta togliere la spina. La spina, dov'è la spina? Dov'è? Ok, sta gag sta cominciando a diventare ripetitiva. Bisognerebbe andare via dall'Italia e non tornare più. In massa. Signora, qual è sfuggito il principio di base? Green Pass globale, globo, terra. Al massimo dovrebbe andare su Marte per stare tranquilla. C'è chi opta per strategie più semplici. Quando mi siedo in un ristorante che ha il QR code per menu, lo restituisco al cameriere dicendo che non lo voglio sul tavolo e di portarmi per favore il menu cartaceo. È capitato che non ci fosse menu cartaceo. Ha! Mi sono alzato e me ne sono andato. Parole dure. E c'è invece chi preferisce soluzioni più ultraterrene. Il Great Reset si farà, ma sarà Dio, cioè Gesù Cristo, a farlo. La salvezza, cioè lui, sarà offerta a tutti in questi anni. Tutti dovranno scegliere con Dio e la sua legge d'amore alla vita eterna oppure con Satana alla morte eterna. Beh, difficile scegliere, eh? Vita eterna contro morte eterna. Non so proprio cosa scegliere. E c'è invece chi usa la strategia gnè gnè non lo voglio fare. Cos'è la strategia gnè gnè non lo voglio fare? Me lo spiega lui. La strategia gnè 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 non lo voglio fare è molto semplice. C'è qualcosa che non vuoi fare? Ti basta opporti con tutte le tue forze e dire gnè 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 non lo voglio fare. Ti obbligano a lavarti le mani prima di andare a cena? Che vadano a fanculo, non ho tempo a badarli. Nego il consenso. Vogliono impedirti di parcheggiare sulle strisce dei disabili? Non accetto nulla di tutto ciò, possono andare a fare in culo. Vogliono impedirti il refill gratuito delle bibite all'IKEA? E chi se ne frega, io non aderisco, uccidetemi. Dimenticavo, andate a fanculo. E se anche la strategia gnè gnè non lo voglio fare non dovesse funzionare, e se tagliano i cavi di internet, addio a tutto, codici, intelligenze artificiali, cazzi e mazzi. No, aspetta, pensaci bene. E questo è tutto per oggi, grazie per essere arrivati fin qui. Con questo video annuncio ufficialmente in pompa magna la ripresa delle pubblicazioni dopo questo periodo di pausa di un paio di mesi. Se vi è piaciuto il video andate e bevetene tutti, abbeveratevi, ce ne sono tantissimi sul mio canale nelle playlist dell'infiltrato 1, 2, 3. Oppure mi potete seguire su Instagram dove mando tantissime bellissime fotografie, oppure su Telegram, su TikTok, basta. Ah, forse sono anche su Threads. Non so se sia ancora vivo, se qualcuno lo usi. Mi sa che il video è venuto un po' corto, quindi sto cercando di allungare un po' il finale. Però state lì perché adesso arriva qualcosa di veramente figo, eh. Adesso una roba fighissima. No, in realtà ho finito gli screenshot, ho finito i commenti. Vabbè, ci vediamo settimana prossima. E nel frattempo, con gli shorts. Ciao.